Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Nico, mi piacciono i fumetti, i manga in particolare, e quindi vorrei cominciare a fare dei video. Il primo video che è questo. Guardate questo ragazzo, che capelli di merda, non guarda neanche in camera. Poi oh, stai tranquillo, guardate quanto è teso, mica ti mangia la videocamera. Non avreste voglia anche voi di prenderlo a schiaffi? Beh, dovete sapere che quello sono io. O meglio, ero io esattamente un anno fa. Infatti era il 21 settembre del 2013 quando pubblicai il mio primo video su questo canale. Da lì ne è passato di tempo, tra video recensioni di 28 minuti, 28 minuti, rubriche più o meno evitabili, video talmente scuri che sembravano girati dentro una grotta e una qualità video che ci riporta indietro allo YouTube del 2009. Beh, non è che adesso i video siano tanto meglio, ma quelli di una volta effettivamente erano inguardabili. È già passato un anno e voglio ringraziare tutte quante le persone che si sono iscritte, tutte quante quelle che mi hanno sostenuto, commentando, mettendo mi piace, condividendo. Per cui per festeggiare questo traguardo importante del primo anno del canale ho deciso di parlarvi un po' di quello che è stato il mio percorso su YouTube e c'è un video tag che fa il caso nostro, che si chiama proprio Il mio viaggio su YouTube. Yeah, un altro video tag! La prima domanda chiede: perché hai iniziato a fare video? Allora, circa un anno fa io ho incominciato a vedere i video su YouTube della gente che faceva i video delle proprie collezioni, che comunque faceva le recensioni dei manga o dei fumetti, e allora ho cominciato pian piano a vederne sempre di più, appassionarmi sempre di più a quel genere di video. Allora a un certo punto ho detto: ma deve arrivarmi un pacco abbastanza grande, molte persone lo fanno, quindi facciamo un unboxing di questo pacco. Infatti è il primo video che trovate sul canale. Sì, quel video là. E quindi diciamo che ho incominciato a fare video su YouTube perché mi piacevano quelli delle altre persone, anch'io volevo diventare uno youtuber, dicevo wow che figata, voglio farlo anch'io voglio rispondere ai commenti, anch'io voglio parlare ai commenti che mi piacciono, e quindi così ho fatto il mio primo video. La seconda domanda è: ti ha ispirato qualcuno? Beh, diciamo di sì, perché io principalmente ho deciso di entrare a far parte del mondo YouTube perché mi piaceva tanto YouTube e quindi c'erano molti YouTuber che seguivo, che parlavano di fumetti o anche non, c'è cioè Dario Moccia, c'è 88 Ferro, c'è Caverna di Platone, Amico Rai, tutti quanti questi recensori, quindi diciamo che all'inizio magari i video potevano somigliare un po' ai loro, cose così, insomma tutti quanti più o meno abbiamo un po' rubato da una parte o dall'altra con un po' di cose. Dopo man mano si acquisisce sempre più proprio stile, anche perché penso che i video come li fa Dario Moccia li fa solo Dario Moccia, e a parlare di un fumetto come ne parlo 88 Ferro sia in grado di farlo solamente 88 Ferro, quindi se cerchi di fare una recensione come quella di 88 Ferro sai già che verrà una merda, perché lui la farebbe 18 volte meglio, e se cerchi di fare un video come quelli di Dario Moccia lunghi 40 minuti sai benissimo che la gente arriva a 3 o 4 e lo chiude, quindi alla fine devi cercare di trovare un metodo tuo di fare video, e penso che più o meno lo sto trovando. La terza domanda chiede: da quando hai iniziato e mai avuto voglia di lasciare tutto? No, mai, perché fondamentalmente è una cosa che mi diverte, mi piace, mi dà anche abbastanza soddisfazioni. E diciamo che ci sono quei giorni che magari dici: no, che palle, devo girare un video, lo devo scrivere, non mi va, ma sono i classici giorni che proprio non c'è voglia di fare niente, stai là a scrollare sui social network. Quindi diciamo che non ho mai avuto voglia di lasciare tutto. Che cosa ti spinge a continuare? Mi spinge a continuare ogni volta che vedo che pubblico un video e c'è la gente che mette mi piace e che commenta, quando vedo il contatore degli iscritti che sale, quando vedo che c'è gente che apprezza quello che faccio, quando vedo che ho fatto un video e sono soddisfatto di come è venuto. Insomma, per questi motivi qui è una cosa che a me diverte tanto e penso che se un giorno dovessi non divertirmi più lascerei andare, quindi continuo perché è una cosa che a me piace e che dà tante soddisfazioni. Riguardi mai i tuoi filmati dopo la pubblicazione? A volte sì, più che dopo la pubblicazione li riguardo una volta che li ho montati, perché vedo comunque se il programma di montaggio ha fatto una qualche cazzata, se il video comunque è venuto bene, se ci sono dei problemi che non avevo notato prima. Poi quando lo carico lo riguardo, perché magari può darsi che durante il caricamento il filmato abbia avuto qualche problema, poi aggiungo l'annotazione e riguardo per vedere se
tutte quante le annotazioni sono al punto giusto e i link che ho messo nell'annotazione sono giusti, se no non è che li riguardo tanto, specialmente i primi non li ho riguardati per niente, invece negli ultimi, meno male, cerco di vedere se il prodotto soddisfa pienamente me, perché se il prodotto non soddisfa me non ha senso metterlo online, come ad esempio i primi video che mi fanno schifo veramente tanto e non so come fa la gente a mettere mi piace. Cosa ne pensi del primo filmato che hai pubblicato? Beh, penso che come tutte quante le persone che ho sentito rispondere a questa domanda e tutti quanti gli youtuber in generale, il loro primo video gli faccia cacare. Infatti il mio primo video fa schifo, ragazzi, e non so come mai ancora io non l'abbia messo privato o non lo abbia cancellato, non so, è là, a me fa schifo, se qualcuno lo guarda e mette mi piace sono felice, comunque è là e a me fa schifo. Ma comunque diciamo che mi fa schifo anche il secondo, il terzo e fino un po' più su, diciamo che i primi 20, 15 sono abbastanza brutti, lo ammetto. La settima domanda chiede: secondo te è utile quello che fai su YouTube? Oddio, utile adesso è un parolone, perché comunque non è che il mio canale faccia tratti di medicina o politica o comunque sia, non so, anche cucina, che potrebbe essere molto più utile alle persone piuttosto che uno che parla di fumetti. Comunque sia, penso che per le persone che sono interessate al fumetto, che hanno questa passione, i miei video possano risultare più o meno interessanti. Ci sono i video acquisti che sono più o meno inutili, però la gente piace, quindi io alla fine ci metto poco a farli, per cui li faccio tranquillamente. Ci sono le recensioni che possono aiutare a una persona per avvicinarsi a un fumetto, oppure per rivalutare magari alcuni aspetti che loro non avevano notato prima. Quindi sì, dai, ritengo che più o meno possano essere abbastanza interessanti più che utili, via. L'ottava domanda chiede: sei emozionato quando vedi il numero degli iscritti salire? Oh, oh mio Dio, un iscritto in più! Un iscritto in più! No, quando vedo un nuovo iscritto me ne frega un cazzo. L'ultima domanda chiede: cosa ne pensi quando vedi un pollice in giù sotto un tuo video? All'inizio mi dispiaceva di più, perché dicevo magari avrò sbagliato, visto che magari il video non soddisfaceva neanche più di tanto me, dico ma forse ho fatto un video male, l'ho montato male, ho detto cazzate. Adesso invece più o meno, nonostante io ne ricevo pochi, so che quelli che ricevo sono bene o male o subito vecchi, oppure perché ho detto cose un po' scomode, tipo ad esempio il mio video con più non mi piace, mi sembra ne ha tipo 6, quello là dove sono con la chitarra e dico che dentro non ti fa cagare. È normale, nonostante la canzone faccia schifo, sia tutta stonata e siano tre accordi messi in croce, è normale che la gente si sia un po' incazzata, perché io ho detto che Death Note fa cagare. Come lettore che mi stanno sul cazzo, è logico che quando uno gli dici, anche se per scherzare ovviamente, che legge roba di merda e che è solamente un giappo minchia, potrebbe mettere magari un bambino di 10 anni, mettere non mi piace, ma alla fine non mi interessa. Cioè, quando ci sono 30 mi piace e un non mi piace, non è che si può piacere a tutti, vorrà dire che ci sono 30 persone che condividono e una che non condivide. Pazienza. Queste erano tutte quante le nuove domande, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, e questo per dire, per tornare alle domande di prima, è uno dei quei video che io ritengo inutili, però comunque spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e con i pollici in su oppure con i pollici in giù. Vi ricordo che in descrizione c'è anche il link alla mia pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto proprio tanto, e spero di passare un altro anno e altri ancora insieme a voi, e grazie ancora.